Se leggi, ti colori la vita. Dal mese di ottobre partono infatti le nuove attività della Biblioteca Città di Arezzo, che ha aderito alla campagna regionale. Questo fa parte di un progetto che tiene insieme in maniera molto stretta l'assessorato alla cultura, di cui ha delega il sindaco, e l'assessorato alle politiche di coesione sociale, scolastiche ed educative, per mettere al centro la lettura non solo dedicata agli adulti, ma dedicata alle famiglie, in particolar modo dedicata ai bambini piccoli piccoli. Fa parte di un progetto che si chiama Nati per Leggere, che aprirà la strada anche al prossimo progetto Nati per la Musica, nella volontà di considerare la cultura un primo, forse il più importante, il più significativo, il più potente elemento di coesione sociale e diritto da diffondere in tutti i cittadini. Quindi la Biblioteca Città di Arezzo si apre, diventa ancora di più un punto strategico per servire la città nel segno della cultura e delle politiche sociali. Anzitutto vorrei ricordare Nati per Leggere, sono delle letture fatte per i bambini, perché noi oggi sappiamo, e questo è documentato scientificamente, che diciamo così, la lettura, che anche per i bambini della prima infanzia suona un po' come una musica, favorisce l'evoluzione cerebrale, lo sviluppo di determinate aree del cervello. Quindi organizziamo queste letture, le mettiamo a disposizione delle famiglie che riterranno opportuno usufruirne. Poi abbiamo una collaborazione con la libreria Casa dell'Albero. Qui noi ci muoviamo soprattutto nella prospettiva della bibliodiversità, perché tutte le persone hanno determinati stili di apprendimento e questi stili debbono essere raccolti, debbono essere sviluppati anche mediante quello che è il tradizionale manufatto, questo manufatto storico importantissimo nella nostra civiltà, che è il libro. Poi portiamo avanti una collaborazione con la COP e sabato 12 abbiamo, questo sabato alle ore 18 presso la COP di Amendola, una conferenza in preparazione, in presentazione di Camilleri. Infine vorrei ricordare che a breve sarà aperta anche la biblioteca per mettere a disposizione, ovviamente con tempi determinati, l'archivio di un giornalista aretino famoso, che è Bennati, che è morto, se non vado errato, agli inizi degli anni 90. La biblioteca ha acquisito questo archivio e in questo archivio ci sono delle storie aretine importantissime per la nostra identità e per la nostra comunità cittadina.